che i cittadini dovrebbero stare tutti bene e avere almeno un minimo di condizioni di dignità. E allora, se questo appello, Presidente, però non viene accolto dalle altre forze politiche, come temo accadrà, io faccio loro un augurio, Presidente. Per quanto mi riguarda, e probabilmente per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, questi rappresentanti dei cittadini, e sono ironico, questi rappresentanti delle istituzioni italiane possono anche marcire sulle loro poltrone per quanto ci riguarda. Godetevela, quella poltrona finché dura. Deciderà il vostro leader, Renzi, se siete abbastanza fedeli eventualmente, dopo le prossime elezioni, da avere ancora una poltrona o semplicemente tornare a casa e mi auguro per voi nella stessa condizione disperata da rimpiangere il reddito di cittadinanza. Grazie, Presidente. Il deputato Di Battista, prego. Ah, fine seduta? No, pensavo volesse intervenire sugli emendamenti. Va bene, allora chiudo un attimo, visto che abbiamo finito, e poi la faccio intervenire su fine seduta. Si sono così conclusi gli interventi per l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 svolti ai sensi dell'articolo 116,2 del regolamento. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta sull'articolo 2. Comunico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 123 bis del regolamento, la decisione in merito al seguente disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, legge annuale per il mercato e la concorrenza. Alla luce del parere espresso in data 28 aprile 2015 dalla quinta commissione bilancio ed esaminato il predetto disegno di legge, la Presidenza comunica che lo stesso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dall'articolo 123 bis comma 1 del regolamento. Comunico che con lettera pervenuta in dato odierno al deputato Toni Matarrelli, già iscritto al gruppo parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Misto, cui risulta pertanto iscritto. Comunico che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Azzurra Cancelleri in sostituzione